Puntata come sempre dedicata agli eventi, agli appuntamenti dei prossimi giorni in tutta la città metropolitana di Napoli, ma non solo, perché sapete che c'è sempre poi la chicca della gita fuori porta, subito dopo la sigla. Tanti gli appuntamenti e gli eventi dei prossimi giorni che precedono in realtà questo appuntamento ancora più importante, soprattutto per gli innamorati, ossia il 14 di febbraio, che poi andremo a parlarne proprio in una puntata dedicata a questa giornata. Ad ogni modo, iniziamo con il primo appuntamento. Sabato 9 febbraio alle 17:30 nello spazio comunale della piazza di Forcella a Napoli viene a parlare gente Forcella, t'accorgi che Napoli è ancora più bella. Paese mio, c'era una volta, da Napoli a New York, conversazione e spettacolo sulle canzoni degli emigranti a New York. L'ingresso è libero. Bene, ora il secondo appuntamento di natura completamente diversa. Sempre sabato 9 febbraio, sala Soli in Vico Lungo Teatro Nuovo 110 a Napoli, alle 11:30. I fotografi Cesare Accetta, Fabio Donato e Pino Miraglia incontrano tutti gli appassionati per un incontro sulla foto di teatro come narrazione oltre lo spettacolo. L'ingresso è gratuito. Ci stiamo avvalendo ovviamente, come state notando, anche della grafica e passiamo ad un nuovo appuntamento, il terzo. Disco Days organizza e promuove Vinyl Love, unico giorno, il 10 di febbraio, dalle 10 alle 21. Il biglietto costa soltanto 3 euro. Accade che in questa manifestazione c'è musica da acquistare, musica da ascoltare, ci sono gli espositori, dischi in vinile, CD, memorabilia e showcase live. Prendete nota perché sono tutti appuntamenti selezionati e come sempre la gran parte gratuiti. Nuovo appuntamento, il quarto. Rassegna di musica da camera a Villa di Donato a Napoli, con la musica che esce così insomma dai teatri e ritorna nelle case, anzi nelle belle ville di una volta cittadine, tornando così alle origini. Il prossimo appuntamento è quello dell'11 febbraio. La musica è quella di Mozart e Britten a Villa di Donato. Non poteva mancare in questo periodo, nuovo appuntamento. Alla Mediateca Santa Sofia a Napoli, martedì prossimo, 12 di febbraio, alle ore 18:30, il film L'Indifferente di Francesco Maselli del 1964. L'ingresso è gratuito. Come sempre c'è poi la gita fuori porta, quella insomma che ci porta leggermente fuori la città metropolitana di Napoli, fuori la provincia di Napoli. Ed infine da oggi a domenica prossima, 10 febbraio, a Puglianello, in provincia di Benevento, 15ª edizione della Fest Ropwork, la manifestazione che intende valorizzare le tradizioni autentiche del territorio sannita, e il maiale rappresenta nella cultura contadina la certezza alimentare, la dispensa del domani. Questa puntata l'abbiamo registrata a ridosso della collina di Posillipo, vedete in alto c'è il belvedere del Parco Virgiliano, siamo a Coroglio, vicino ovviamente abbiamo Nisida, c'è Bagnoli, l'ex Italsider, e siamo in compagnia del signor Francesco che sta pescando nelle acque del Golfo di Napoli. Questi erano gli appuntamenti di questa puntata, di questi prossimi giorni che abbiamo selezionato per voi. Prevedono gli esperti di meteo che saranno prossimi giorni sempre particolarmente freddi, non dovrebbe però piovere, e quindi vi invito come sempre a seguirne almeno uno o due di quelli che vi ho suggerito. E ricordando sempre di uscire, di divertirvi, di fare nuove esperienze, nuove amicizie, di uscire con amici oppure con parenti, perché come sempre chiudo la trasmissione a vita. E una facciata finestra.